Eccoci, buongiorno a tutti. Allora, con oggi do il via alla nuova rubrica Gun e dintorni, chiamiamola così. Non so se poi la chiamerò effettivamente così, però insomma la mia personale interpretazione su quello che ho studiato e come utilizzo gli angoli di Gun, le griglie di Gun, insomma tutte le sue tecniche. Però viste a mia maniera, perché non è ovviamente la tecnica originale di Gunn, ma è la mia visione, anche perché sono convinto, come ho detto nei precedenti video, che effettivamente lui stesso si è portato i segreti nella tomba, cioè i veri segreti. Ma certo, parte della sua teoria è stata lui stesso l'ha scritta, ci sono i suoi libri, i suoi diari, i racconti, i suoi studenti, sicuramente abbiamo anche le sue performance. Anche le tavole con tutte le sue tavole millimetrate, con tutte le sue analisi, quindi le prime analisi tecniche fatte nella storia, o quasi, insomma. Però, secondo la mia modesta visione, poi voi sapete che io ovviamente sono professore, quindi soprattutto archeologo, quindi studio la storia, quindi mi sono studiato bene anche tutta la parte storica, per il mio piacere personale. E da quel che vedo, perché questo fa l'archeologo, unisce i puntini, naturalmente, quindi sa prendere le evidenze, le tracce, i reperti, sa collegare insieme e sa costruire una teoria che sia organica in base ai dati che ha in mano. E da questo punto di vista, io posso dire che forse se Gunn ci ha lasciato il 50% delle sue conoscenze, è tanto. E tanto ragazzi, quindi i veri segreti se li è portati nella tomba, ma ciò nonostante, con quello che ci ha lasciato, noi possiamo comunque già lavorare e fare bellissime cose. Come ho già detto prima, inauguro questa rubrica con la mia personale visione, con la mia personale interpretazione, quindi penso di essere anche uno dei pochi che in Italia abbia effettivamente dedicato così tempo e così e gli studi a questo personaggio. Ho visto che ci sono molti che studiano in India, in Canada, in America, ma sinceramente in Europa, specialmente in Italia, rari, pochi, pochissimi. Magari più sullo studio di Eliot, che anche quello mi sono studiato naturalmente, e potremo vedere in futuro. Adesso non voglio tediarvi con questo. Qua restiamo sulla teoria di Gunn e la mia interpretazione. Allora, come vi ho già fatto vedere nei video scorsi, questo nuovo modo di calcolare il daily, di Euro SD, ovviamente sul daily, vedete. Non sono i macro cicli quelli che uso io di solito, quelli che ho calcolato proprio io, avevo calcolato io e David, perché David ha fatto il calcolo matematico, io ho avuto l'intuizione e lui ha fatto veramente il calcolo matematico. Allora sì, ok, scusate un attimo, il programmino voleva salvare il precedente video. Allora, stavo dicendo, sì, non sono proprio i macro cicli, anche se una relazione c'è. Perché ovviamente i mercati sono quelli. Se dal 2008 c'è stata una differenza per il trading algoritmico, matematico, comunque trading online, eccetera, la differenza non è nello spostamento daily, la differenza è in queste cose qui. In queste cose qui. In queste spazzolate sopra e sotto qui. Non di sicuro nel lungo periodo, e sono rimaste secondo me molto simili anche guardando le vecchie tavole che Gunn vi ho lasciato, non c'è grossa differenza, quindi c'è comunque una relazione tra i miei macrocicli e quelli che utilizzava il signor Gunn. Allora, una bella cosa che volevo dirvi sono, ecco qui, queste linee che vedete viole, queste linee che vedete gialle. Allora, ovviamente non dirò non ai 420 su internet come ho calcolato queste cose, insomma, un minimo di diritti ai miei studi, visto che mi sono fatto un bel po' di ore, un bel mazzo, scusate, per studiarmi tutto quanto,
Vi voglio bene, naturalmente, ma proprio tutto e ogni cosa, in modo che gli altri possano rubare tutto, anche no. Però vi posso dire una cosa, ve li calcolo io, questo sicuro. Abbiamo comunque dei picchi, come vedete, dei minimi e dei massimi. Gandhi diceva che c'è una relazione. Gandhi diceva che nei suoi scritti il passato, il sì, no, scusate, il futuro. E la ripetizione del passato. E mi direte, è facilissimo, allora basta prendere questo livello, lo metto nel futuro e torno lì. No, non funziona così. Lui stava parlando della coordinata tempo. Andiamo a vedere. Allora, se noi abbiamo il nostro solito piano cartesiano, disegniamolo più o meno così, poi comunque ne riparlerò anche nel video, nel webinar che faremo con Paolo, qui ve lo accenno soltanto. Se noi abbiamo il tempo e lo spazio, lui diceva: se c'è un fenomeno ciclico, facciamo finta una pallina che rimbalza, questa è la nostra pallina da tennis o da ping pong che rimbalza. Il fenomeno ciclico è che rimbalzerà, 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 rimbalzerà fino a fermarsi. Riconoscete qualcosa su questo? Su questo disegno? Queste sono le nostre distribuzioni gaussiane. Ovviamente adesso io ho disegnato un moto armonico, cosa che non è proprio così sui mercati o sul Forex. Però il principio è questo. È evidente che noi abbiamo una ripetizione, ci deve essere per principio armonico, adesso l'ho preso un po' male. Vedete? Tan, tan, tan. Questi sono dei periodi, se io lo facessi così, perché l'ho disegnato un po' da schifo, diciamo, ecco, così. Vediamo se riesco a prenderlo giusto. Vabbè, insomma, ho usato un po' di fantasia circa, naturalmente. Queste sarebbero le nostre scatole temporali, ok? Che sono una relazione, non è una relazione diretta questa, perché ovviamente ho disegnato un moto armonico smorzato da forza di gravità, da attrito col terreno, con l'aria, eccetera, eccetera. Insomma, chi ha fatto un po' di fisica lo sa. E questa qui è semplicemente una regressione logaritmica. Se io ci metto le corde qui, potete vedere la tastiera della chitarra con i piroli qua. Ok? Sei piroli. Così. Qua c'è il manico della chitarra. Qua c'è il buco del truss rod della vite. E potete vedere la chitarra con le corde. Non è un caso perché la chitarra è fatta in maniera logaritmica. Quindi c'è una ripetizione di questo nel passato. Il tempo si ripete scusate, dal passato al futuro. Come si ripete? Si ripete con certe regole. Che in questo caso, per esempio, sono il calcolo logaritmico. Ma questo picco si ripete perché deve rimbalzare sul terreno e si ripete. Si ripete con una certa relazione matematica. Ma si ripete, potremmo dire lo stesso qui, potremmo dire lo stesso qui, potremmo dire lo stesso qui o qui. Ok? Quindi una volta che conosciamo questa regoletta, noi possiamo andare a proiettare il tempo. Attenzione, non è un caso che ho usato questo esempio della pallina. Vedete che il tempo qui, mettiamolo più sottile, mettiamolo arancione. Scusate, il prezzo, non il tempo, il prezzo, vedete che i massimi qui di questo rimbalzo smorzato della nostra pallina vanno a seguire quello che noi trader chiamiamo la trend line. Ok? Qui ce ne potrebbe essere anche una seconda per simulare meglio il nostro Forex. Vedete, per esempio, e cominciamo a avere gli angoli. Cosa sono gli angoli? Gli angoli alla fine sono la differenza logaritmica tra questi picchi. Qui ce ne potrebbe essere un terzo, piccolino. Ok? Che è quello che va a costruire, se vedete, al contrario, naturalmente, quindi sarebbe così, a 45 gradi. Ogni volta, guardate, lo disegno in penna che faccio prima. Sarebbe il nostro, qualcuno lo conosce già, Fangan. Ok? Eccolo qui, naturalmente metà, l'altra metà sarebbe dall'altra parte. Con la nostra 45 gradi, che ha una certa importanza, vedremo perché e per come.
Per questo motivo, quindi il prezzo varia, ma le scatole temporali si ripetono. Quindi, incrociando queste due informazioni, noi potremmo andare a vedere, più o meno, con una certa precisione, naturalmente più grande è il time frame, più abbiamo precisione, ecco perché l'ho messo sul daily, dove questi picchi hanno la probabilità più alta di crearsi, dove andranno a cadere. Quindi noi abbiamo, forse qualcuno di voi, chi ha fatto geometri lo sa, perché o comunque le superiori con materie tecniche come fisica, come topografia, insomma queste cose da... non mi viene in mente la parola, accidenti. Beh, comunque, le coordinate possono essere cartesiane, cioè quando io ho un certo valore, mettiamo 1, 2, 3, 4, ok? Ho il punto in cui dovevo piazzare, ho y uguale a 4, eccolo qua, e x, che sarebbe questa, eccola qui, e x uguale a 3, 1, 2, 3, eccolo qua. Ho il punto, il nostro punto. Questo qui viene di solito scritto, quindi x 4, ok, potrebbero centimetri, millimetri, quello che volete, y sarebbe uguale, scusate, accidenti, non è facile disegnare col mouse, y uguale 3, no, scusate, era contrario, allora questo era 3, perdon, e questo è 4, eccolo qua, ok? E abbiamo il nostro punto, che potrebbe essere questo. Ma nel nostro mercato, nel nostro Forex o tutti gli altri mercati, cos'è XY? L'avevo già detto nei miei vari webinar. X, il tempo. Y, il prezzo. Allora, qui lo misureremo in pips se siamo nel Forex. Qui lo misureremo in giorni, minuti, ore, a seconda del time frame che abbiamo, indifferentemente candele che comunque rappresentano sempre. Ma non è l'unico modo questo. Chi ha fatto geometri, come dicevo prima, non mi viene la parola, sa benissimo che c'è un altro modo per calcolare le coordinate. E chi ha fatto topografia, come me, lo sa perfettamente. Che ci sono anche le coordinate cosiddette polari. Queste sono le coordinate cartesiane. Cartesiane, se non ho sbagliato di scrivere qualcosa. Ecco. Queste invece è il sistema di coordinate polari. Coordinate polari. Eccole qua. Possiamo trovarle semplicemente, ecco qua, mettiamo che questo sia lo 0, se faccio così dovrebbe essere dritto, esatto. Possiamo trovarle con angoli e distanze. Sapendo quest'angolo, di solito viene chiamato alfa, e sapendo questa distanza, potrebbe essere AB, per esempio. Ok? Questa distanza. Conoscendo queste due, noi possiamo trovare il punto nello spazio, perché dovete rapportare, è come se io avessi un altro piano cartesiano qui sopra, okay? Dovrei farlo tratteggiato, ma avete capito. E invece di avere la coordinata Y, ho l'angolo e la distanza. Allora posso trovare la mia Y. Facciamo così, prendiamo pennarello, ok, la mia Y che a noi interessa tantissimo perché è il nostro prezzo. Quindi io conosco AB uguale magari mettiamo 10, alfa uguale che ne so, mettiamo 30 gradi, che è un angolo che spesso troviamo nel Forex, 32 in realtà. 30, 31, 32 circa. Con queste due informazioni io posso calcolarmi esattamente la Y, che è il mio prezzo, cioè per differenza volendo lo spostamento. E ci interessa sapere anche quando capiterà. E noi lo sappiamo. Okay? Perché se è vero che abbiamo questi punti di ripetizione, è anche vero che abbiamo questi punti di ripetizione. Ok? E possiamo ripeterlo nel passato, cioè, scusate, possiamo ripeterlo sia nel minimo che nel massimo. Non vi ho dato tutte le informazioni, naturalmente, questo è solo un discorso di massima. Ok?
informazioni matematiche, intendo, come arrivarci. Però il concetto è questo, che è una coordinata polare, quindi io conoscendo l'angolo, se volete possiamo farlo così. Se io conosco questo Fangan, per esempio, come ho fatto nei macrocicli, vi ricordate? Andate a vedere i miei altri video, eccoli qua. Io posso avere anche tutti questi angoli qui. Parlo sempre di angoli positivi e negativi, li vedete? Sono le tangenti alla gaussiana, a questa semicirconferenza. Nel Forex non è proprio così pulita, naturalmente. Dovete tutto adattare, naturalmente, nel disordine del mercato, anche perché la difficoltà è proprio quella, non è tanto calcolare tutte queste formule qua, quanto adattarle anche al disordine, fra virgolette, cioè la caoticità che noi troviamo invece sui mercati e sul Forex. Però l'idea è proprio questa, okay? Avendo questi angoli, ok? Cioè, molti di voi sapranno, se hanno fatto ovviamente topografia, fisica, matematica, che se io ho quest'angolo qui, beta, ok, se riesco a disegnare beta, sapendo che questo è un angolo retto, ovviamente io so anche alfa. Ok? E quindi posso calcolarmi questo angolo qui, quindi alfa ce l'ho. Ok? E mi direte, vabbè, ma B come fai a calcolarlo? Esatto, io faccio il contrario. Grazie al nostro signor Gunn, perché il futuro non è niente altro che la ripetizione del passato. Questo diceva. E quindi faccio il calcolo invertito, le formule inverse, vi ricordate? Quanti picconi abbiamo preso quando facevamo fisica? Io mi ricordo, ai miei compagni, quando facevamo fisica e il prof, chissà perché quelli di fisica, non ci spiegavano mai come si fa le formule inverse. Era una cosa scontata che dovevamo già sapere, mi ricordo. Quante ne abbiamo prese? Finché non imparavamo da soli, o forse lo facevano apposta perché volevano farci. Volevano insegnarci a trovarle da soli, no? Si possono anche invertire le formule, okay? Potete invertirle, potete ribaltarle, si possono fare tutte queste operazioni qui, no? E qua facciamo esattamente questa cosa qui. Dovrei ringraziare quel mio prof di fisica, perché lui che mi ha, lui, sia lui che quello di topografia che mi hanno insegnato a ribaltare le formule e vedere anche quello che non si vede al momento a occhio nudo. Perché se io ribalto la formula e ho il mio tempo, ok, quindi ho la mia x, che sarebbe questa distanza qui, quindi a b', eccolo qua. Se ce l'ho, ed è questa, la vedete? E ce l'ho, perché io conosco la ripetizione, perché basta fare un calcolino, che abbiamo visto qua, ok? E la posso ripetere. Adesso ho perso Paint un attimo. Dove è andato a finire il mio paint? Perché se non tolgo il disclaimer, eccolo qua, perché devo togliere prima il disclaimer, ok, via, ok. Ecco qua. Se la conosco questa, perché lo posso prendere dal passato con l'opportuno calcolo, cos'è? È questa parte qua, no? È evidente. E voi mi direte, ma sì, ma non sono uguali le scatole, certo che non sono uguali, bisogna fare certi calcoli logaritmici apposta, ma una volta che li sai fare, non è questa gran difficoltà, ok? Sappiamo questa in proporzione, sappiamo anche questa, certo, con la sua precisione, non spaccheremo la candela, siamo d'accordo, ma siamo anche trader, quindi insomma sappiamo gestire queste cose. Ho comunque un'indicazione di massima per calcolarmi angolo e distanza e trovare la mia y, ok? Che sarà ovviamente partendo da punti che ci interessano, in questo caso adesso l'ho fatta estremamente regolare sull'asse 0. È ovvio che nel Forex può dare anche, e nei mercati può essere anche ribassista o rialzista, ma ovviamente questa linea della X sarà inclinata a rialzo o ribasso indifferentemente. Qui l'ho fatta in versione perfettamente laterale, ma così capite meglio. In questo caso, quindi, avremo questo angolo che abbiamo calcolato, alfa, o se volendo possiamo farlo partire da qui, indifferentemente dove. Tanto il calcolo non cambia, basta solo adattare l'angolo e la distanza. E avremo, quindi facciamo finta così, prendiamo questo, così lo ridipingo meglio, avremo quindi questo alfa che avevo ricavato col metodo che abbiamo visto prima, questa distanza perché l'ho ricavata dal passato con l'opportuno calcolo, e avrò circa una zona dove è molto probabile che avrò il picco massimo, o se mi interessa, ovviamente basta allungare questo, basta trovare
l'angolo che mi interessa, anche questo, perché no? E così avanti. Ed è esattamente lo stesso calcolo che io ho fatto. Allora, ok? Che io ho fatto qui. Che vi dirò, spesso e volentieri coincide anche con i miei macrocicli. Anche se qui in realtà sarebbero questi calcoli qui, ma spezzati per ogni singola fondamentale dei cicli. Sto parlando in linguaggio tecnico. La fondamentale, cioè la portante, come si fa nella musica, come si fa nei segnali, sarebbe l'onda che porta le altre più piccole. È come se avessi spezzettato la musica nei suoi vari strumenti. È come se che ne so, il rosso, il ciclo rosso fosse il basso, il verde fosse la batteria. La traccia della batteria, il giallo fosse quella della chitarra, l'azzurro quella della tastiera o del cantante, e li ho spezzettati, così li vedo singoli uno a uno. Qui invece, no, questo no, ecco, qui li ho messi insieme, calcolando, in modo da avere una zona circa, difatti qua, come vedete, abbiamo preso bene. In più ci si può aiutare naturalmente con l'autocycle, ovviamente, o con qualsiasi altro indicatore che a voi piace. Certo, questo qui di Paolo è veramente potente, quindi è ottimo per capire anche se andremo, sarà una fine ciclo, se sarà un minimo, se sarà un massimo, eccetera, eccetera. Gli angoli li calcoliamo, gli angoli magari li vediamo nella prossima puntata sull'orbica di Gahn, perché volevo fare 10 minuti, ma qui invece siamo andati un po' oltre. Però la prima puntata è meglio che la faccio ben chiara, un po' più lunga, poi le altre, una volta fissati i concetti base, si può andare veloci. E volevo quindi fare vedere ancora questa cosa qui. L'abbiamo spiegato nel video precedente, quindi abbiamo visto i vari livelli calcolati in quella maniera lì, cioè con gli angoli assoluti di Gahn che sono talmente grandi che in questo caso non potrei disegnare come con le rette, ma faccio prima a mettere i livelli qua. Abbiamo visto che abbiamo preso i bersagli, abbiamo tradato questi, benissimo, aspetto il rintraccio, almeno io l'ho fatto, ho tradato questo, benissimo, poi sul rintraccio non mi ricordo più quale, credo fosse stato, non mi ricordo se questo, uno di questi due. E ovviamente ho preso anche questo. Qui ho messo a rintraccio, qui a rimbalzino, sono andato per metterlo qui, e poi ho messo stop a zero, anzi forse ho preso qualcosina di più perché l'ho preso circa qui, quando è tornato indietro. Adesso siamo qui. Allora, qui vi stavo spiegando nel video precedente dell'analisi di mercato, quindi andate a guardare anche quello di oggi, di 21 del 12, 21 dicembre. Che potrebbe essere che ritorni indietro, anche se, come vedete, la metà, cioè la chiusura, non è andata oltre alla linea 45 gradi, solo la spike è andata, la spike conta fino a un certo punto, naturalmente. Infatti sta già tornando su, ok? E la chiusura si è poggiata perfettamente sulla 45 gradi. Avevamo detto, c'è una questione di tempo, e il tempo è proprio quello che vi ho spiegato adesso, ok? Tutto quel discorso che vi ho fatto, mettiamolo qui, ecco, 1, 2, 3, tanto poi l'ho giusto, 1, 2, perché non va così? Va. Lo devo fare così? Sì, ok, ecco qua. Questa l'aveva fatto anche Paolo a suo tempo, quando faceva vedere la piramide. Ok, facciamo così, teniamo un po' più alto, se no sì. Potrei anche metterlo più in basso, vabbè dai, facciamo così. Lo spiegheremo comunque anche nel webinar. Vabbè dai, circa, tanto adesso non è che devo stare a farlo a millimetro. Allora, dicevo, tutto quel discorso che abbiamo visto adesso, ok, qui, come vedete, una coordinata polare, se io andassi a prendere chissà se c'è il triangolo, sì, eccolo qua, è praticamente costruita su due triangoli. Se io tirassi un'altra retta così, come vedete, mettiamolo blu, per esempio, qui mi si forma qualche quadrato. Questa non l'ho capita. Vabbè, bella disegno così, dai, facciamo prima. Qui si forma il triangolo. Ok? Quindi questa zona qui avrà una certa coordinata di tempo. Potrebbe essere.
Questa qui sarà un'altra questione, questa qui un'altra ancora e questa un'altra ancora. È la griglia di Gantt che Paolo spesso disegna sulla sua MetaTrader, che anch'io ovviamente ho fatto con la mia versione. Eccola qui, non so perché si è spostata la linea, vabbè, queste non ci servono. Togliamo. Vabbè, lasciamola così, dai, non importa. Vedete qui? Si formano questi quadrati qui, che alla fine sono la ripetizione di quelle coordinate polari, vedete che vi ho detto, con io in più ho segnato anche i piani cartesiani. Ok? Questa non ci serve più, fuori dalle scatole. Ok, anche tu invece non vuoi andare via, vero? No, si ferma quell'altra. Ogni tanto però si sposta sulla MetaTrader 4, specialmente quando si spegne la piattaforma, quindi bisogna stare un po' attenti quando mettete le linee. Non so, non si può bloccare, non so come si fa. Qualcuno di voi lo sa, ma non credo che si possa. Abbiamo studiato di Paolo, non ce la facciamo. Allora, se torniamo, questo qui ovviamente è il pezzettino piccolino della griglia che avete visto, disegnata pulita, perché su questo grafico io preferisco, a differenza di Paolo, non mettere la griglia, ma disegnarlo uno per uno. Poi ho la griglia in un altro grafico, ok? In modo da aver pulito tutto quanto, ma ognuno ha scelte proprie, insomma. Allora, quindi se il prezzo mi va a finire qui dentro, ok, vuol dire che qui è cambiato qualcosa nella coordinata di tempo. Ok? Se mi esce da questa parte, mi è cambiato qualcosa nella coordinata di tempo, perché la coordinata di tempo rispetto all'angolo sta dentro questo triangolo. Quando esce da questo triangolo, evidentemente sta tentando di uscire, ma non è detto perché sta rimbalzando, vedete, e arriva in questo quadrato, allora qui l'angolo mi cambia. Ok? E saremo in un'altra posizione, dovrò andare a rifare il calcolo fatto con questo angolo qui, che non sto adesso a tediarvi, ve lo dico solo così in linee generali. Sappiate che così, prendetelo come numero dal cappello, dai, facciamo finta che sia così, perché sennò stiamo qui veramente tutta la mattina, ma io tra 10 minuti devo andare a lavorare. E stessa cosa da questo lato, quindi saprò che questo, eccolo qui nel piano cartesiano, come vedete, la sinistra è un tempo, il passato, la destra è il futuro. A seconda di dove mi esce e mi entra il prezzo, posso andare a calcolare esattamente come ho fatto con questi livelli qua, minimo, massimo, ovviamente adesso relativo per questa piccola distribuzione qui. Ovviamente la distribuzione è molto più grande, ma si può fare anche per questa qui, se volete. Anche per quella microscopica lì o per questa grande di qua, indifferente, si può fare a tutti i livelli. Qui lo posso fare grafico, qui ovviamente no, quindi lo faccio matematico. Bene, per oggi penso sia abbastanza, vi ho fritto abbastanza il cervello, le informazioni saranno ancora tantissime, sicuramente che andrò a sviscerare poi nelle varie puntate, vi spiegherò anche come si fa a tradare questa cosa che se più o meno sapete già. Tutto quanto anche metteremo nel webinar, quindi saranno collegate le puntate, e vediamo se vi piace questa nuova rubrica, la continuerò, andremo anche a vedere i nuovi studi, perché io vado avanti con gli studi naturalmente. Fatemi sempre naturalmente domande, fate le vostre osservazioni, vedo che non fate mai commenti o comunque raramente. Perché sicuramente 10 cervelli pensano meglio di uno, quindi se pensiamo insieme sicuramente ne troveremo giovamento tutti quanti insieme, perché poi le riporto qui. Ho scoperto anche che YouTube vuole per forza i like, io non sono proprio una persona da mettimi il like qua, mettimi il like là, perché se ti piace ti piace, se non ti piace non ti piace, quindi ognuno deve essere libero di ragionare con la propria testa. Però ho visto che YouTube ci massacra se non mettiamo i like, quindi mi toccherà per forza, anche se non mi piace, chiedervelo ogni volta, mettetevi sto cavolo di like sotto per piacere, perché sennò mi affossa, effettivamente stava cominciando ad affossare i vari video ed è un peccato, perché comunque ci metto tempo, impegno, e se ho deciso di divulgarli ci sarà motivo, naturalmente, ho vari motivi in realtà, tra cui uno di questi è anche cercare di far smettere di perdere soldi da me stesso e alla gente, naturalmente.
Poi, ovvio, ho anche tutta la questione, i B broken, insomma, che la giusta retribuzione che, per il mio lavoro, penso che nessuno lavori, ma penso che nel mondo non si possa proprio lavorare gratis, perché se lavori gratis sei in perdita in quel caso, magari minima, come in questo caso, una minima retribuzione, a voi non costa niente perché paga il broker, per voi, a me, però ovviamente se non ho, se la gente non si iscrive al broker, ovviamente. Non avendo le iscrizioni, no, non può pagare me. Quindi mettete il like, fate il conto ovviamente sul mio errante, trovate come sempre il link in descrizione e tutto il resto. E se tutto vi piace, speriamo di fare un buon lavoro insieme, e buon trading a tutti. Quindi arrivederci alla prossima rubrica di GAM. Ciao ciao!